In tutto il mondo sono presenti progetti di costruzione di vasta portata che catturano l'attenzione, come grattacieli e ponti sospesi, che dominano l'orizzonte. Tuttavia, questi progetti non sempre si sviluppano come previsto dagli sviluppatori, ed errori fondamentali possono causare il fallimento delle nuove costruzioni, la distruzione di ponti o il crollo di interi complessi. Questo video analizza alcuni dei costosi errori di costruzione che si sono verificati nel mondo. Uno dei casi citati è quello del ponte Tacoma Narrows, nello stato di Washington, affettuosamente chiamato Galloping Gertie. Questo ponte sospeso fu costruito con un nuovo design, che utilizzava ampie travi in acciaio al carbonio ancorate a blocchi di cemento invece dei tralicci aperti utilizzati in passato. Tuttavia, il nuovo design causò un effetto di oscillazione che portò al crollo spettacolare del ponte solo 4 mesi dopo l'apertura. Il crollo fu causato da un movimento di torsione noto come aerolastic fluttering, che fece sì che il ponte si immergesse nelle acque. Fortunatamente non ci furono vittime, ma l'incidente costò 6,4 milioni di dollari dell'epoca, e l'ultimo uomo ad attraversare il ponte perse sia la sua auto che il suo cane. Un altro caso riguarda 15 grattacieli a Kunming, in Cina, che rimasero vuoti per 8 anni a causa della volatilità del mercato immobiliare. Questi edifici, che costarono 157 milioni di dollari, furono successivamente demoliti in soli 45 secondi, utilizzando tonnellate di esplosivi. È stato un enorme spreco di denaro. In aggiunta a ciò, possiamo considerare il caso dell'hotel e spa Vedara a Las Vegas, che costò 8,5 miliardi di dollari per la sua costruzione. Tuttavia, l'hotel presentava un difetto di progettazione che causava una concentrazione intensa di luce solare su un punto singolo, rendendolo abbastanza caldo da bruciare i capelli e sciogliere la plastica. La superficie in vetro curvo dell'hotel agiva come una parabola riflettente, concentrando la luce solare in una zona calda della piscina. Questo difetto era inaccettabile per un edificio di così alto valore. Un'altra situazione che merita attenzione è quella del centro statale dell'MIT a Boston, progettato da Frank Gehry. Questo edificio costò 315 milioni di dollari, ma presentava problemi di infiltrazioni, crepe, muffe e drenaggio. Inoltre, i pannelli di vetro blu esterni all'edificio si staccavano e cadevano senza preavviso, rappresentando un pericolo per i pedoni. L'edificio richiese anche l'installazione di un ammortizzatore di massa per ridurre l'oscillazione causata dal vento. L'edificio in Clarendon Street 200 a Boston, noto come Lancock, fu soggetto a numerosi ritardi e a problemi di costi. Le stime iniziali dei costi salirono da 75 a 175 milioni di dollari e, una volta aperto, emersero ulteriori spese. Durante lo scavo del sito, le pareti temporanee di acciaio si deformarono, causando danni alle linee elettriche e agli edifici circostanti. Inoltre, i pannelli di vetro riflettente blu si staccavano e cadevano, portando rischi per i pedoni. Gli occupanti dei piani superiori sperimentarono oscillazioni così intense che fu necessario installare un ammortizzatore di massa. Il costo totale dell'edificio superò i 966 milioni di dollari. A Cracovia, in Polonia, la costruzione della Unity Tower, iniziata nel 1975, fu interrotta nel 1979 a causa di problemi politici. L'edificio rimase incompiuto per decenni, guadagnandosi soprannomi come Skeletor. Solo nel 2020 la torre fu finalmente completata, al costo di 113 milioni di dollari. Prima di continuare nella scoperta di questi costosissimi errori, ti invito a mettere un like e iscriverti al nostro canale YouTube. In questo modo potrai restare sempre aggiornato sui nostri prossimi video. L'hotel Ryugyong, in Corea del Nord, è un altro esempio di disastro costoso. Inizialmente progettato per raggiungere un'altezza di 1000 metri, l'edificio rimase incompiuto e vuoto per anni. Furono fatti tentativi di riutilizzare l'edificio, rivestendolo di metallo e vetro e installando luci a LED. Tuttavia, il costo totale di produzione dell'hotel ammontò a 750 milioni di dollari, equivalente al 2% del PIL totale della Corea del Nord. La Jeddah Tower, in Arabia Saudita, avrebbe dovuto essere il grattacielo più alto del mondo. La costruzione iniziò nel 2013, ma si interruppe nel 2018 a causa di purghe anticorruzione che coinvolsero coloro responsabili
quelli del progetto. Non fu fissata una data di completamento, ma il costo stimato ammonta a 1,23 miliardi di dollari. La diga di Oroville, in California, considerata la più alta negli Stati Uniti, subì gravi danni nel 2017 a causa delle forti piogge. Una crepa nello sfiatatore causò un pericolo di crollo, ma la diga resistette. Le riparazioni costarono 1,1 miliardi di dollari, molto più delle stime iniziali. Negli ultimi anni, i ponti di vetro sospesi sono diventati una moda diffusa in Cina, con oltre 2.300 attrazioni di questo tipo sparse in tutto il paese. Il ponte più grande e famoso si trova nella provincia di Hunan e misura 375 metri di lunghezza. Nonostante l'aspetto imponente e le garanzie di sicurezza fornite dalle autorità cinesi, questi ponti si sono rilevati un rischio per la sicurezza e hanno causato numerosi incidenti mortali, poiché non esistono normative nazionali specifiche per tali attrazioni. Molti ponti hanno presentato problemi strutturali, mettendo in pericolo i visitatori. Ciò ha portato alla chiusura di tutte le attrazioni in vetro della provincia di Hebei nel 2019, a causa di gravi preoccupazioni sulla sicurezza. Nel 2021, un turista si è trovato intrappolato su un ponte di vetro nella provincia di Jilin, a causa di danni causati da forti venti. Questi incidenti hanno evidenziato la mancanza di sicurezza e la natura rischiosa di molti ponti di vetro in Cina. Passando agli errori di costruzione nel settore edilizio, il caso delle Champlain Towers in Florida rappresenta un disastro ingegneristico. Nel corso degli anni sono emersi problemi strutturali nell'edificio, con infiltrazioni d'acqua nel garage sottostante e conseguente corrosione delle strutture di supporto. Sebbene fosse stato approvato un piano di lavori di risanamento nel 2021, non è mai stato avviato. Nel giugno 2021 l'edificio ha subito un crollo parziale improvviso e senza preavviso, causando la morte di numerose persone, portando a costi stimati di $1 miliardo per le compensazioni. Questo incidente ha evidenziato la gravità delle negligenze nella manutenzione e nella gestione degli edifici. Un altro esempio di errore di costruzione è rappresentato dalla Glencairn Tower, in Scozia. Questo edificio degli anni 60 era considerato insicuro, poco attraente e rappresentava un problema per la città. Sono stati pianificati lavori di ristrutturazione per migliorare la situazione, ma i costi sono aumentati a causa della scoperta di amianto presente nell'edificio. Il costo totale della demolizione è salito a oltre $1 milione e la mancanza di una sostituzione adeguata ha causato perdite sia per gli sviluppatori che per i residenti che hanno perso le loro case. In conclusione, i ponti di vetro sospesi in Cina, le Champlain Towers in Florida e la Glencairn Tower in Scozia sono tutti esempi di disastri o errori di costruzione che hanno avuto conseguenze costose e che in alcuni casi tragiche. Questi episodi evidenziano l'importanza di normative e controlli rigorosi nel settore edilizio per garantire la sicurezza dei progetti e la protezione delle persone. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, ricordati di mettere un like e iscriverti al nostro canale YouTube per non perderti i prossimi contenuti.